I tempi della ricostruzione li decide lo Stato. Questo quanto contemplato in una delle ordinanze che il commissario Giovanni Lennini firmerà entro la fine dell'anno. Dal 2022 il cronoprogramma per la ricostruzione dei centri storici devastati dal terremoto sarà stabilito in maniera centralizzata, piuttosto che dai singoli progettisti. Lennini incontrerà i sindaci ad inizio anno. A noi lasciamo liberi, è giusto lasciare liberi i cittadini di scegliere, di decidere, di fare ciò che vogliono. Ma se lo Stato deve investire somme enormi per ricostruire questi centri storici, beh, dopo 5 anni è giusto che i tempi, i programmi, li detti lo Stato che finanzia questi interventi, non che lo decidano, e vengo all'altra domanda, i tecnici. Tra Abruzzo, Umbria e Marche sono circa 60.000 gli edifici da dover ricostruire. I progetti presentati però finora sono stati solamente 29.000. Per convincere coloro che al momento non hanno interesse nel recuperare la propria casa, Lennini ha stabilito al 30 giugno il limite massimo entro cui presentare i progetti. Chi non lo farà rischia di perdere il contributo di autonoma sistemazione e anche chi è nelle casette SAE potrebbe essere sanzionato, probabilmente dovendo pagare un affitto. Devono presentare i progetti. Mi sembra che dire entro giugno dovete presentare i progetti a chi sta fuori casa non è una forzatura o una minaccia. Ci sarà una sanzione anche per chi non lo farà. Chi non lo farà entro il 30 giugno, noi non lo facciamo decadere dal contributo per ricostruire. Non è giusto. Non me la sento di farla questa cosa, ma d'accordo con Fabrizio Curcio, con l'ingegner Curcio che gestisce queste cose, si prevederà nell'ordinanza che firmerò al massimo entro il 31 dicembre, perché aspettiamo l'approvazione della legge di bilancio, si prevederà la sospensione del CAS. Non presenti il progetto, non percepisci più il CAS, oppure paghi il canone, eccetera. Presenti il progetto, torni a percepire il CAS e a presentarlo. Mi sembra una cosa ragionevole, perché noi abbiamo il dovere anche di curare l'economicità dell'azione amministrativa. A seguito dei terremoti sono stati stimati danni per 26 miliardi di euro, a disposizione ce ne sono 14. Riusciremo ad andare avanti per qualche anno, ha detto Lennini. Grande attesa nel 2022 per i fondi del PNRR, che nella fascia appenninica serviranno anche per colmare il digital gap, per le infrastrutture e per 4 centri di ricerca, frutto di un accordo tra gli 11 Atenei del territorio. Il commissario è soddisfatto per la proroga in legge di bilancio del super bonus al 110% per le aree terremotate fino al 2025, ma mancano alcune questioni che spero saranno contemplate nel mille proroghe, ha detto Lennini, ovvero la proroga della sospensione dei mutui per privati e comuni e il rimborso della Tari per i comuni. Nelle aree colpite dal sisma nel 2021 sono stati aperti 5.000 cantieri, di cui 2.585 sono stati ultimati.